Presidente, misure per semplificare la vita, le procedure alle imprese, ma anche l'occasione per creare posti di lavoro con l'introduzione di nuove figure? Abbiamo oggi chiuso la fase 1, che è quella dell'ascolto per semplificare le procedure e della definizione delle proposte. Inizia la fase 2, 10 azioni concrete, 6 da fare nei prossimi 3-4 mesi, altre 2 da fare entro il prossimo anno e poi la prospettiva. Tra quelle da fare subito, il fascicolo elettronico, la riforma delle procedure, incentivi ai comuni per semplificare e l'assunzione di 30 bureaucratic angels. Chi sono i bureaucratic angels? È una figura giovani che vogliamo prendere, giovani laureati che devono fare gli angeli burocratici per chi ha un problema che non riesce a risolvere. Procedure, autorizzazioni, sarà a disposizione delle imprese su chiamata per aiutarlo a risolvere il problema nell'attesa che tutte le procedure siano riformate. È una novità assoluta, vediamo di innovare anche in questo. La Regione Lombardia è capofila nella semplificazione e nell'efficienza. Citavo prima il caso della procedura di infrazione contro l'Italia della Commissione Europea per il ritardo nei pagamenti, oltre 250 giorni. Noi siamo super efficienti. L'anno scorso la Regione pagava mediamente in 30 giorni, primo quadrimestre del 2014 abbiamo ridotto i termini di pagamento a 17 giorni. Siamo un'eccellenza in Europa. Senta, oggi sono stati approvati in Consiglio dei Ministri dei decreti proprio sulla semplificazione fiscale. In una Regione cosa potrebbe essere una misura che va anche in questa direzione, che facilita anche nel pagamento del fiscale? Lasciarci i soldi, lasciarci i nostri soldi, l'unica cosa è questa. Io continuo a chiederlo al governo, ma purtroppo finora non ci ha sentito. Patto di stabilità che impedisce ai comuni lombardi di utilizzare gli 8 miliardi e mezzo che hanno a disposizione, quello va cancellato, basterebbe quello, un articolo unico. Il patto di stabilità verticale è cancellato. Prenderemo presto un'iniziativa nei confronti della Corte di Giustizia, perché riteniamo che questo vincolo sia contrario alle direttive europee. Stiamo studiando un'azione forte in Europa, visto che il governo non ci ascolta, sul patto di stabilità, ma quella è l'unica misura che serve a noi, cancellare il patto di stupidità. Tornando alle norme per la semplificazione per le imprese lombarde, se tutto questo ci fosse stato prima, si sarebbe potuto evitare lo scandalo recente sull'infiltrazione, corruzione? Ma no, questo non lo so. La complicazione delle procedure, questo è certo, aiuta il torbido, no? Quindi più una procedura è semplice e più sono lontani i rischi di contaminazione, di infiltrazione, di pressione. Anche per questo motivo vogliamo accelerare. Entro la fine di quest'anno daremo subito attuazione ai primi 6 punti della semplificazione. Ecco, invece a proposito di rapporti con il governo per quanto riguarda la legge 11 che è impugnata? Sì, è un'assurdità perché è stata impugnata la legge regionale che investe sulla semplificazione delle procedure. Non ho capito francamente perché. Stiamo lavorando con il governo perché ritiri questa incomprensibile impugnativa, ma nel frattempo, siccome l'impugnativa non sospende l'efficacia della legge, noi andiamo avanti. Vogliamo attuare le pratiche di semplificazione, i punti che abbiamo annunciato oggi, sperando che il governo si ravveda su quello che io considero un errore. Può capitare, per l'amor di Dio, però riconosciuto l'errore il governo deve cancellare l'impugnativa, ma noi comunque andiamo avanti. Ecco, il professor Sappelli dice che però la vera trappola è nei comuni. È una delle criticità, ce ne siamo accorti anche con alcune misure che abbiamo messo a disposizione dei comuni per pagare i debiti che i comuni hanno nei confronti delle imprese, che per motivi tutti interni alla burocrazia comunale subisce dei ritardi. È per questo che una delle misure concrete è un incentivo ai comuni che semplificano, che aderiscono alle nostre procedure di semplificazione, incentivi economici veri, il patto di stabilità interno, i soldi che daremo ai comuni saranno dati soprattutto in primo luogo i comuni che accetteranno di seguire la nostra strada sulla semplificazione. Ultima domanda sulle riforme, trattative serrate tra i diversi partiti, una sua percezione alla volta buona, cosa ne pensa eventualmente dell'elezione dei senatori da parte dei consigli regionali?
Ma sì, quello è l'ultimo dei problemi. C'è un modello che funziona, che è il Bundesrat, il modello tedesco, dove ci sono i rappresentanti dei lender, punto. E questo è il modello che io auspico arrivi in Italia. Mettere assieme i comuni e i sindaci va bene fino a un certo punto, perché le regioni hanno il potere legislativo, i comuni no. Si rischia di fare una Camera che non funziona. Però accanto a questo il problema più importante da risolvere è quello delle competenze delle regioni. Contrastato e respinto al mittente mi pare il tentativo che era nell'animo del governo di cancellare le regioni, cancellare tutti i corpi intermedi, c'è il Presidente del Consiglio e poi ci sono i cittadini, tutto quello che c'è in mezzo va cancellato, ecco, eliminato questo rischio, adesso si tratta di creare il giusto equilibrio tra poteri delle regioni, competenze delle regioni e potere del centro. A questo stanno lavorando a Roma anche col contributo nostro delle regioni e della Regione Lombardia, spero che si faccia in fretta. Da quello che so io, entro fine luglio ci sarà già l'approvazione in prima lettura da parte del Senato, e questa è una buona notizia perché consente anche noi di regolarci.